Ciao ragazzi, sono Mario, il coach. Oggi volevo parlarti della fase di riscaldamento, quel noioso riscaldamento che di solito non fa nessuno, è una parte che nonostante l'esperienza vedo sempre praticare meno, quando invece ha la sua enorme importanza. Quindi proviamo a parlarne bene anche di questo. Il riscaldamento è quella parte dove ci si inizia a riscaldare, ma il riscaldamento viene confuso con 5 minuti di tapis roulant e poi mettersi a fare l'esercizio. Magari fosse così facile, dico magari, molto meno lavoro per noi. Ma si tratta di qualcos'altro. Per quello che mi riguarda, il riscaldamento è soprattutto articolare. Quindi le articolazioni che vengono sempre trascurate, preparare bene anche la muscolatura, poi al dovuto esercizio. Quindi secondo me la parte del riscaldamento va dedicata alle articolazioni. In questo video vi faccio un esempio, se volete poi trovate il link sotto in descrizione, andatela a guardare, dove faccio capire alcuni esercizi molto semplici che bisogna dedicargli a questa parte, quindi a questa fase iniziale. Quindi un'idea giusta di riscaldamento è sì fare i tuoi 5-10 minuti di tapis roulant, dipende dal tempo che hai a disposizione e dal lavoro che devi andare a fare. Quindi il tapis roulant o la cyclette oppure lo step ellittico, che servono un po' ad alzare la frequenza se vuoi, d'accordo. Poi devi passare al riscaldamento articolare. Guardati bene ancora il video, cerca di farlo bene, dedicagli almeno 15 minuti in tutto il riscaldamento, quindi che sia di alzare un po' la frequenza, che sia di preparare le articolazioni e sia di preparare anche la muscolatura. Fatto questo, ragazzi, ti invito a eseguirlo bene. Un'altra piccola premessa che posso farti sul riscaldamento è che ci sono anche dei riscaldamenti molto specifici, magari è quel giorno che ti capita di fare la forza, guardando anche quest'altro video qui. Quindi prova veramente ad analizzare bene, e se hai qualsiasi domanda puoi scrivermi tranquillamente sotto, metti un mi piace, prova ad iscriverti al canale se ti va. E quindi ragazzi, come dico sempre, allenati bene, ciao!